Bentrovati del Vespa Club, noto in Vespa. Abbiamo detto tanto, ma non tutto. Abbiamo parlato dei gemellaggi, abbiamo presentato i vari tour di Sicilia proprio in Vespa, anche lungo il corso Vittorio Emanuele. Abbiamo anche presentato una serata importante, l'inaugurazione della nuova sede in via Dogali e Saati. Abbiamo detto tanto, ma non abbiamo detto tutto. Perché? Perché l'attività del Vespa Club, noto in Vespa, continua nella città di Noto, dove continuano a ricevere tantissimi club della Sicilia ma anche oltre. Continuano i tour all'interno della città alla scoperta dei meravigliosi monumenti barocchi. Quella del 27 maggio è una data importante perché segna ancora una volta l'eccezionale intervento del club di Noto in Vespa. È un sodalizio animato da tanta buona volontà e che negli ultimi mesi ha portato a Noto tantissimi altri sodalizi dell'isola. Con me il responsabile della comunicazione del Vespa Club Noto in Vespa, Vincenzo Marescalco. Salve e ringrazio il dottor Rosana per la presenza a cui oggi è tenuto a intervistarci per questo programma. Allora, 2016 segna l'inizio della vostra attività, del vostro club. Nel corso di 2 anni avete portato, come dicevo prima, tantissimi altri club nella città di Noto, ma anche voi vi siete trasferiti in altre zone, proprio nel nome della Vespa. Questa significativa tappa di oggi cosa rappresenta? Oggi appunto il 27 maggio, come tutti sapete, abbiamo una manifestazione che si terrà a Noto, la terza edizione, pertanto il terzo raduno nazionale di Vespa Club Noto in Vespa. È un club già assediato, formato da molti iscritti naturalmente e molti partecipanti. Domani, cioè oggi vedrete appunto la manifestazione, che scopo è disposta e preposta, perché vi saranno partecipi molti club da quasi tutta la Sicilia. Abbiamo presente già San Vito Lo Capo, che è appena venuta, Marsala, Trapani, Catania, insomma tutta la Sicilia per intero. Come se mi piace fare anche una pagina dei numeri della vostra attività. Ecco, nel corso di questi anni, dal 2016 ad oggi, com'è cresciuto il sodalizio e soprattutto quanti altri club vi hanno dato un contributo, non solo per la magnifica realizzazione dei vostri incontri, ma anche nei meeting e soprattutto nei tour per la Sicilia, attraverso la Sicilia, anche per conoscere le bellezze della nostra terra. In così breve tempo, appunto dal 2016, quando siamo nati, eravamo in 40-50 circa, ma ad oggi siamo, nell'arco di 2 anni appunto appena passati, siamo già 118 iscritti, pertanto si vede che abbiamo dato fiducia e stiamo avendo fiducia da tutte le persone che si sono avvicinati alla Vespa, perché la Vespa unisce, tutti sanno, quando noi ci portiamo fuori dalla sede di dove siamo, da Noto, ci portiamo in altri posti, vediamo tutti l'affetto che ci hanno verso di noi, come noi abbiamo verso di loro, e pertanto interscambiare queste cose con altri paesi che magari non conoscevamo, ma altri paesi internati, perché non sono solo capoluoghi di provincia, ma bensì comuni di provincia che magari non conoscevamo. Ci sono dei posti pure fantastici che non avevamo mai immaginato. Per esempio a Marsala, pur essendo siciliano, non ero mai stato. Di recente ho fatto questa trasferta e sono molto orgoglioso di averla fatta, abbiamo avuto molta ospitalità e adesso, aspettando loro, altrettanto cerchiamo di fare noi. Molto bella questa frase, la Vespa unisce, è vero, unisce tantissime persone, innamorati, appassionati della due ruote. È importante perché in questa particolare giornata di fine maggio a Noto sono arrivati anche da Messina, il Vespa Club di Messina. Vi presenterò tra qualche istante la signora Mariella, ma poi andremo oltre i confini e conosceremo anche un appassionato di Vespa che non si diletta solo a guidarla, ma anche a scrivere su riviste importanti, per l'appunto, della nostra Vespa. Signora Mariella, innanzitutto benvenuta a Noto. Grazie, mi intriga tantissimo sapere, perché non capita tutti i giorni, di vespiste in rosa, di vespiste al femminile. Come mai questa passione per la Vespa?
Vabbè, una passione che ha origini molto che affondano nel passato. Di fatto io posseggo una Vespa del 1960, è una Vespa del mio papà e quindi particolarmente cara. E così ci piace girare, soprattutto qui in Sicilia dove abbiamo dei posti meravigliosi. E infatti con me la Vespa appunto è un mezzo che unisce. Negli ultimi anni c'è stato questo incremento di raduni qui in Sicilia ed è davvero molto interessante e molto bello perché si fanno amicizie. Infatti noi siamo qui appunto da Messina, è una piccola rappresentanza perché siamo solamente 6 persone, siamo venuti con le nostre Vespe sia per trovare gli amici di Noto ma nello stesso tempo per ammirare la città barocca per eccellenza della Sicilia, che è veramente stupenda. La signora Mariella aveva fretta di andare a riprendere la Vespa anche per qualche giro, ma abbiamo rimpiazzato la signora Mariella con altri 2 vespisti. Arrivano dalla Francia, Giancarlo e Guy. Particolare importante, lo sottolineavo prima, Giancarlo è a Noto non solo per conoscere questa realtà, ma anche per scrivere del motoclub netino Noto in Vespa, perché lui è un giornalista e scrive per riviste specializzate. Ben trovato Giancarlo. Allora, Noto, come racconterai questa città alla luce di ciò che stai vivendo? La città di Noto è un spettacolo, è come un museo. Per noi che veniamo di Francia, sono di Parigi e il mio amico Guy è di Dunkerque, il nord della Francia. Per noi è un mondo differente, un mondo meraviglioso. L'organizzazione è fantastica. C'è qualcosa qua di differente di noi, il sole, le gente che sono tante calorose, per noi è una cosa meravigliosa di venire qua. La città di Noto per me è la terza volta che viene qua, sono innamorato di questa città. Nuove emozioni sempre, scopri sempre qualcosa di nuovo. Veramente sì, e con queste guide che abbiamo qua non potremmo avere meglio. E dalla Francia arriva anche Guy, anche lui un vespista. È la prima volta per te questa in Sicilia? No. Il y a deux ans, je suis venu déjà en Sicile. Et on a fait tout le tour de Sicile en très grande compagnie avec tous les clubs qu'on a rencontrés. Voilà, et c'était magnifique. C'est pour ça que aujourd'hui je suis content de revenir, et principalement à Noto, parce que c'est la plus belle ville que j'ai vue jusqu'à maintenant. Grazie G, non è la prima volta per G la Sicilia, c'è già stato 2 anni fa, è la prima volta invece che viene a Noto, ha fatto un tour, è innamoratissimo di questa città, il suo auspicio, il suo augurio è quello di potersi fermare anche per un periodo più lungo. Grazie. Vincenzo, abbiamo altri ospiti da presentare per questa importante manifestazione? Sì, esattamente, Nino De Pasquale, che sta, eccolo che arriva, con Giovanni. Ma Nino De Pasquale, che è il membro più, la figura più importante del Vespa Club Sicilia sicuramente, che ci rappresenta in Italia. Da dove, a Roma. Da dove arriva? Lui arriva da Marsala, esattamente, è arrivato un attimo fa, è qui con noi. Appena arrivato. Un'impressione, conoscerà senz'altro Noto, sì. Avrò avuto già modo nel passato di partecipare a qualche evento organizzato da Noto in Vespa. Sì, non è la prima volta che vengo a Noto, anzi c'è stato tanto tempo fa che addirittura abbiamo organizzato noi come Vespa Club Siciliani un tour in Sicilia toccando appunto la città di Noto. Sono felice di essere qui perché questa giornata sarà una bellissima giornata di vespismo, di amicizia in una bella location che quale è la città di Noto, meravigliosa città di stile barocco che conosciuta in tutto il mondo, anche la Vespa è conosciuta in tutto il mondo, quindi un mezzo mitico, per cui questo connubio diciamo, porta avanti un discorso ampio di amicizia, di passione e di tante altre cose.
Noto in festa, noto in Vespa, una giornata, come abbiamo più volte sottolineato, importante non solo per questo scambio di rapporti, di amicizia, ma soprattutto per vivere all'insegna del puro divertimento e all'insegna della conoscenza dei beni architettonici del territorio, una giornata in Vespa. Grazie ai miei ospiti, grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per domani.